Nell'ambito della politica svizzera dei trasporti in materia stradale, il progetto del Centro di Controllo dei Veicoli Pesanti di Gjørniko, il CCVP, nasce dall'esigenza di garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti dell'autostrada, intensificando i controlli sui mezzi pesanti in transito verso il nord delle Alpi. Nonostante la messa in servizio dei trafori ferroviari del San Gottardo e del Monte Ceneri, il trasporto di merci attraverso le Alpi svizzere non potrà infatti essere trasferito del tutto su rotaia. Per questo motivo la Confederazione ha deciso la costruzione di una serie di centri di controllo sul territorio nazionale, atta a gestire il dosaggio dei trasporti di merci su gomma che valicano le Alpi. In seguito ad un'attenta analisi di variabili inerenti a aspetti urbanistici, fattori ambientali e sicurezza stradale, è stata definita quale ubicazione più opportuna l'area dell'ex acciaieria Monteforno di Bodio Gjørniko. L'area prescelta per la costruzione del nuovo centro CCVP si colloca all'inizio della rampa che porta alla galleria del San Gottardo e la struttura sorge su una superficie di circa 170.000 metri quadri che durante i lavori preliminari è stata interamente bonificata dal punto di vista ambientale. Nel 2018 hanno potuto prendere avvio i lavori di costruzione che si sono conclusi a fine 2022. Molteplici sono i benefici ottenuti grazie alla realizzazione di questo progetto, per il quale la Confederazione ha investito complessivamente circa 250 milioni di franchi. Primo fra tutti un sensibile aumento della sicurezza per tutti gli utenti dell'autostrada, grazie ai puntuali controlli che vengono effettuati sui mezzi pesanti e all'eliminazione degli incolonnamenti di tir in attesa lungo le corsie di emergenza. Grazie al nuovo centro è ora possibile controllare e gestire meglio il traffico pesante in direzione nord, mentre per il traffico in direzione sud è già attivo, oltre Gottardo, il centro di controllo di Ripshausen, entrato in funzione nel 2009. Il progetto ticinese si compone di diverse infrastrutture, fra le quali le più importanti sono un percorso obbligato lungo il quale autista, veicolo pesante e carico possono essere controllati in conformità delle leggi in vigore, un sistema di dosaggio per il controllo delle partenze scaglionate secondo il concetto contagocce, un'ampia area di parcheggio a disposizione in caso di blocco del traffico diretto a nord o eccezionalmente a sud, un posteggio per sosta di veicoli pesanti durante le ore notturne e infine un nuovo svincolo autostradale completo di raccordo alla rete locale. Ma come funziona il nuovo centro di controllo? L'intero traffico pesante diretto a nord viene sistematicamente deviato dall'autostrada A2 verso il CCVP. I veicoli vengono misurati e pesati in due fasi, in modo da selezionare anticipatamente quelli per i quali sarà sicuramente necessario un controllo. Raggiunto l'edificio 1, gli autisti vengono accolti per un triage effettuato dai collaboratori della Polizia Cantonale, i quali decidono per quali veicoli è necessario un controllo più approfondito sulla base delle informazioni disponibili inerenti peso e altezza, o attraverso un campionamento casuale. L'intera operazione viene gestita in modo dinamico e flessibile per garantire un transito fluido e senza ingorghi. Ai veicoli selezionati vengono automaticamente assegnati un numero di controllo e un collaboratore di polizia addetto alle verifiche. A partire da questo momento, il funzionario è responsabile per il caso e lo accompagnerà fino al termine delle attività di controllo. Sulla base dei dati forniti direttamente dai sistemi di rilevamento automatici, dei documenti di carico, e dopo constatazione visiva dello stato del conducente e del veicolo, l'incaricato decide quale procedura di controllo applicare nel caso specifico. In caso di anomalie di tipo tecnico, il veicolo viene indirizzato per ulteriori verifiche all'edificio 2, nel quale è stata allestita un'officina completa delle attrezzature tecniche necessarie ad un'analisi più approfondita. Quando vengono invece riscontrati i problemi di peso del carico, l'autista deve prontamente provvedere a organizzarsi per rientrare nei limiti consentiti. I veicoli che devono essere fermati per periodi prolungati, oppure quelli per i quali si rende necessario un sequestro del carico o dell'intero veicolo, possono essere parcheggiati all'interno dell'edificio 3. Dal momento che il piazzale del centro costituisce non solo un luogo di transito di un elevato numero di veicoli, ma ha anche la funzione di sosta in caso di temporanea saturazione del traffico o chiusura dell'autostrada, ai margini del piazzale sono presenti servizi igienici messi a disposizione degli autisti.
Al termine del loro percorso all'interno dell'area di controllo, i mezzi pesanti riprendono il loro tragitto verso il nord delle Alpi, in tutta sicurezza e senza creare ingorghi sulla rampa di avvicinamento alla galleria del San Gottardo. Il CCVP contribuisce dunque in modo tangibile al miglioramento della sicurezza e della fluidità del traffico su uno dei percorsi autostradali più frequentati di attraversamento delle Alpi. Anche a livello regionale, la presenza del centro porta tangibili benefici, essendo esso collegato direttamente all'autostrada A2 grazie alla realizzazione del nuovo svincolo, che permette alla popolazione e alle industrie della Bassa Leventina un accesso più facilitato all'autostrada. Un progetto di primaria importanza che sta diventando realtà e che contribuirà al rilancio non solo dell'area industriale di Bodio Giornico, ma dell'intera regione.